Bentornati sul canale. Sono il papino tuttofare. Buongiorno. Settimo giorno di trasloco. Che faccia gioviale. Siamo anche contro luce, non si vede un tubazzo. Allora, settimo giorno di trasloco, mercoledì 9 gennaio. Lo stato attuale delle cose in cartoleria è questo. Normale delle cose, non io non c'entro niente con le cose. Stavo cercando di inquadrare in realtà lo scaffale che abbiamo buttato fuori, però va bene. Io già sono in pessime condizioni di mio. Qua stiamo iniziando a montare, a smontare la scaffalatura. Qua vabbè, c'è ancora l'espositore da togliere. Qui abbiamo liberato un bel po' di spazio. Scatoloni pronti per essere portati via. Qua abbiamo altre scaffalature vuote, gli espositori dei biglietti partiranno così interi interi. Qua altre scatole. Qua abbiamo già iniziato a spostare degli altri espositori, piano piano stiamo entrando verso il bancone. Va che pavimento, è schifo proprio. Ciao! Ciao! Compa, sorriso per la stampa. Ah, sulle medie. E si parte. Buongiorno. Nuovo giro, nuova corsa. Ore 11:20, abbiamo svuotato praticamente tutto il gazebo. È rimasto da portare via solo quello. E qua vabbè, ci sono i due espositori dei bigliettini, ma quelli partiranno alla fine. Adesso io invece vado dentro perché devo iniziare a tirare giù tutti gli zaini da lì sopra che arrivano fino lì e incassettarli. Intanto Gian già con insomma le altre persone che ci stanno aiutando sono andati di là a scaricare il camion, l'ennesimo camion di scaffalature di materiale, e stanno iniziando a sistemare, insomma a dare una sistemata generale. Poi dopo, quando chiuderemo, che saremo tutti lì, sarà molto più facile anche riuscire a gestire il tutto. Quindi adesso al lavoro. Bella gente, oggi è l'ottavo giorno mi pare di trasloco. In realtà oggi siamo un pochino fermi, cioè non che siamo fermi, io sono ferma in negozio perché comunque dobbiamo tenere aperto ancora per qualche giorno. Invece Gian Giacomo è nel da Mafalda Gift, nell'altro negozio, che sta finendo di imbiancare per poi ridare le chiavi ai proprietari, insomma, del negozio stesso. Vi faccio vedere la prima parte di cartoleria che abbiamo svuotato. Mi pare che ve l'avevo già fatta vedere anche ieri, però non sono sicurissima. Quindi questo praticamente dove c'erano tutti gli scaffali dei giocattoli ed è tutto vuoto. Qua adesso ho tirato giù gli zaini, ieri pomeriggio ho finito di tirare giù tutti gli zaini e sono pronti per essere trasportati nel nuovo negozio. Da quest'altra parte invece c'erano
le pareti dogate, queste che abbiamo appoggiato qua dietro, queste pareti qua erano fissate, adesso abbiamo smontato tutto perché andranno trasferite nel negozio nuovo e qua lo stesso c'era l'altro espositore dei giocattoli. Sì, quella che vedete lì è schiuma poliuretanica per tappare gli spifferi che ci stavano uccidendo ultimamente. Qui dentro invece non è ancora cambiato quasi nulla, se non che sopra lì sopra qui ho svuotato tutti gli zaini. Qua ancora è tutto pieno perché comunque qualcosa devo pur tenerla da vendere, no? Questi giorni, finché non finiamo di dare una sistemata grossa, diciamo, al nuovo negozio, non mi arrischio, insomma, a svuotare troppo questo, perché altrimenti come faccio a guadagnare e a pagare l'affitto? Quindi nel frattempo che io sono qua, in realtà sto preparando già delle cosine che mi serviranno poi per il nuovo punto vendita. Nel senso che voglio fare un'isola praticamente con delle bomboniere già pronte, predisposte per far vedere un po' le cose che facciamo. E quindi niente, adesso vi faccio vedere. Stavo preparando queste qua. Allora, questa è una torta di bomboniere. Ho preso praticamente i sacchettini in organza, questi qua semplici, e poi ci andrò ad applicare questi qua, che sono dei fiocchetti fatti con nastrini di doppio colore con questi cuoricini, e andranno applicati così. E poi vabbè, farò tutta la tortina così con i sacchettini dritti appoggiati. E poi qua sopra invece ci andrà una fatina, però poi queste cose finite le vedrete naturalmente molto meglio magari quando vi farò vedere il locale pronto per l'inaugurazione. Ed eccola qua, questa è l'idea della bomboniera, della torta di bomboniere finita che avrà sopra la fatina. E niente, andrà in esposizione così, insieme a diverse altre che poi preparerò. Però questa è la prima, spero di avere il tempo materiale di fare tutte quelle che ho in mente di fare. Buongiorno. Buongiorno, sono Tonio, quello degli scaffali, Stucina. Sempre Tonio. Ma in realtà ho detto Tonio degli scaffali. Sì. Sono Tonio delle pareti, sono un arrampicatore sociale. La cosa inizia a prendere forma. Dai, piano piano, piano piano. Meno il 6 venerdì 11 gennaio2019. abbiamo perso il 10 giorni conto in tutto. abbiamo perso il conto dei giorni di trasloco, 10 giorni. 9 giorni, nono giorno, perché abbiamo saltato il primo Ah, è gennaio e il giorno vero. dell'Epifania. Però come ne stichiamo perché poi siamo qua a controllare, sembriamo i vecchietti che controllano i lavori di quelli Tu sei dell'Enel. andato di Milano. Posso aiutare in qualche modo? Bene, ho registrato 30 secondi di tasca nera, perché era acceso. C'era qualcosa di buono di Milano, le 20 dorate, per Sì. cortesia. Prima del 28 però. Preparami le altre due. Non ti cade in testa, amore. Tranquilla che se c'erano pericoli, papà non ti faceva neanche avvicinare. Un'altra buona me ne serve. Un'altra, corri, corri. Mi hai fatto un buco libero. Che aiutante d'eccezione. Oh, santo cielo. Grazie mille. Finite che le pareti.